chiariamo un punto. Noi oggi andiamo a casa e torniamo a Padova felici che una decisione sia stata intrapresa, che era il primo punto che ci interessava. Abbiamo e ho confermato, e ho avuto anche ringraziamenti del governatore Zaia, che il contributo che la provincia ha dato tecnico e dell'ottenimento della disponibilità sia del Ministero della Difesa che del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'aeroporto, che ha dato disponibilità alle aree dell'aeroporto Allegri, sono stati un contributo importante. Alla luce di questo anche voluto specificare al governatore che per noi oggi doveva essere presa una decisione, l'ho dichiarato anche ieri, perché c'è un interesse più grande che sono i padovani e per i padovani oggi l'ospedale nuovo, l'ospedale di Padova con il clinico universitario è fondamentale. Abbiamo bisogno di fare presto. Non ho voluto anche rimarcare però che durante l'esposizione delle slide, che poi è stata consegnata direttamente dal governatore Zaia in persona perché non le avevamo mai viste, abbiamo visto velocemente, adesso sto verificando che è così, nella relazione dell'azienda ospedaliera, per cui l'azienda ospedaliera ha indicato come l'area di Padova Est, quella diciamo che portava caratteristiche più idonee per la scelta della location, della locazione, guardando, avevamo visto che c'erano delle differenze, ci siamo accorti subito che per esempio, clamorosamente, il Brust, l'Arco di Giano, quello che è la casellina sull'aeroporto dell'accessibilità non appartiene all'aeroporto ma appartiene al salaggio. C'è qualcosa che non funziona, l'abbiamo fatto presente, il governatore ha detto te lo do volentieri, fatti tutti i rilievi necessari, non è l'unico, abbiamo visto anche altri elementi per cui non ci ritorna assolutamente sulla base della documentazione 101 pagine, ricordiamo lo studio di criminale che abbiamo trasmesso il 18 gennaio, chiediamo solo.